L'amministrazione ha non solo una vicinanza a questi temi, ma ha a cuore questi temi e intende dimostrare alla cittadinanza non solo il rispetto per la legalità, ma il rispetto per il cittadino attraverso la legalità tramite delle attività concrete che renderanno certamente fruibile quella che è la macchina amministrativa e daranno la possibilità al cittadino di non dover neanche minimamente pensare di potersi rivolgere ad altri canali o filoni che possano in qualche modo agevolarlo. Questo è il nostro impegno e intendiamo portarlo fino in fondo. Siamo arrivati al terzo anno, è il terzo torneo, uno strike per la legalità che ricordo sempre è nato così per gioco e ogni anno veramente attira e attrae a sé tante associazioni e tante scuole. Oggi 24 piste e anche l'anno scorso, come il primo anno, tutte 24 piste piene con altre associazioni e altre scuole che volevano partecipare, ma purtroppo lo spazio è questo. Ringraziamo la tipografia Zangara che ci dà sempre la massima disponibilità e il bullying di Bagheria perché ci ospita e veramente ci apre sempre le porte. Per noi come sindacato di polizia, siamo il primo in Italia e come Associazione Nazionale Polizia di Palermo, dico è un piacere e un onore avere questo grande risalto tra le scuole e le associazioni. Cosa volete dimostrare? Cosa volete testimoniare? Io lo dico sempre, magari sembrerò ripetitivo, la legalità è come una calamita che attira e attrae a sé tanta bella e brava gente e noi oggi ne siamo la dimostrazione e con poco, veramente con pochissimo, riusciamo a organizzare degli eventi per la legalità o contro la violenza sulle donne o la violenza di genere, bullismo, cyberbullismo, reati informatici, perché veramente con poco si può fare molto, ma la cosa più bella è che non solo mi chiamano le scuole o le associazioni, ma da quest'anno anche le chiese e le associazioni per gli anziani, dove spiego e lì così tutelo dalle possibili truffe.